Bella regà, qui è Zano e oggi siamo qui con questo nuovo video un po' diverso da tutti gli altri perché questo sarà il primo episodio di una serie, diciamo, che farò quando avrò bisogno di un upload oppure quando avrò bisogno appunto dei consigli vostri in questo caso riguardo a molte cose che mi passano per la testa in questo momento. Allora, per prima cosa, purtroppo non sono riuscito a registrare né su MV2 né su qualsiasi altra cosa perché se mi seguite su tutti i social network, Instagram, Facebook, anche il link sono sempre in descrizione. Avete visto che sono andato al concerto di Tyler The Creator e quindi sono stato da Gianmarco sia ieri che l'altro ieri, dato che questo video esce appunto venerdì. E quindi non ho avuto tempo, dato che comunque sia mercoledì siamo rientrati tardi. Giovedì ci siamo un po' chillati, abbiamo registrato per Stallions. Comunque io preferisco sempre dare la priorità a Stallions nel registrare qualsiasi cosa. E purtroppo non ho avuto tempo per fare qualcosa sul mio canale. Però, in compenso, ho delle cose da dirvi. A parte che il concerto di Tyler, regà, è stato uno spettacolo. Ci siamo massacrati dalle risate. Ho ballato 3 ore. Non pensavo neanche di resistere 10 minuti per come sono fatto io. Io sono un pigrone della Madonna. 2 minuti di salto e già stavo a terra, secondo i miei calcoli. Invece ho ballato 2 ore e mezza. E ho rinfrescato tipo tutta villata, diciamo più o meno. E ho incontrato pure Gem, mamma mia quanto io voglio bene a quel ragazzo. Comunque, parlando di cose un po' più serie, vi volevo dire una cosa importante, la prima cosa importante, che sarà lo schedule del canale. Molti di voi mi hanno fatto notare che in effetti io carico gli stessi giorni in cui carica Gianmarco su Stallions, e quindi diciamo che dato che io e lui siamo più o meno affiliati, facciamo molti video insieme e comunque sia anche voi magari vorreste una settimana un po' più completa dai nostri video, ho deciso che dalla prossima settimana cambierò l'ordine dell'upload, ovvero caricherò di martedì, caricherò di giovedì e caricherò di domenica. De sabato, regà, il video non so un culo a nessuno, quindi carico di domenica. Così almeno tutta la settimana state freschi e ci avete sempre i stalloni sul pezzo. Detto questo weekend io sarò a casa di Gianmarco per tutto il weekend, registreremo qualcosa anche con lui, ma perché vengono i nostri amici campagnoli? Se non sapete che cos'è Le Gambagne, è il nostro gruppo, sia mio che di Gianmarco, dove siamo dentro ormai, penso, io da un po' di meno, diciamo più o meno 4 mesi, 5 mesi, diciamo, però li conosciamo tutti da un anno quelli che facevano parte delle campagne, invece tipo gente come Marzo, Fazza e altri, che comunque li conosciamo da 6 anni, quindi sono amici da sempre. E staremo insieme tutto il weekend qui a Roma, dato che abbiamo deciso di fare questa rimpatriata, quindi vedrete molti video anche sulle campagne, andatevi a iscrivere se non siete già iscritti, che su Stallions probabilmente, se ci casca, appunto, registro anch'io un cazzo di video. Quindi appunto questo era per dirvi che comunque sia questo, diciamo, questa settimana è stata un po' più impegnativa in confronto all'altra perché avevo questi impegni. Come poi vi ho già detto nei video precedenti, sabato il Fazzone mi porta il PVR e quindi possiamo anche cominciare a fare video su PS4. Ora, la domanda principale è che giochi volete su PS4? Allora, io gioco a tutto, io sarei anche disposto ad iniziare a far walkthrough. L'unico problema iniziale è che io ancora non ho la partner sul mio canale, quindi sono costretto a caricare video più corti di 15 minuti. Quindi forse per fare walkthrough è ancora troppo presto. Però, in caso vorreste pro club di FIFA, 1v1 su FIFA, qualsiasi cosa voi desiderate, io la faccio. Però mi serve anche qualche consiglio nei commenti. Su qualsiasi gioco, regà, date tutte le idee che ci avete, che mi serve una mano su questo. Avevo intenzione anche di registrare magari altri video su altri giochi, appunto sulla 360, magari su dei classici usciti tanti anni fa. Non so se magari vi può interessare un bel walkthrough su un gioco che magari vi è piaciuto veramente tanto. Io tipo lasciate dei commenti, io vedo quelli che sono più scritti e poi faccio una specie di straw poll in modo che la gente può votare e decidere qual è quello che preferirebbe vedere sul canale. Un'altra cosa, e questa è una cosa che vi avevo già promesso e detto in passato, è la playlist musicale fatta su Spotify. La potete trovare qui sotto in descrizione e regà, è tutta la musica che mi sono sentito sta settimana. Quindi diciamo sarà un po' Tyler style, perché comunque sì, andando al concerto di Tyler mi sono rinfrescato un po' tutte le memorie su tutte le canzoni che ha fatto anche in passato.
Ovviamente ci butto anche dentro quelle che sento da sempre. Se non sapete come si utilizza Spotify, è molto semplice. Se state dal telefono, basta che ci cliccate sul link che vi ho dato, vi fa scaricare Spotify ed è tutto gratis. Quindi praticamente lo scaricate e ci avete la playlist mia all'aperta. Se invece lo fate dal PC, basta che siate iscritti a Spotify e per iscrivervi basta appunto accedere tramite Facebook, che non vi posta nulla sul Facebook vostro, non fa, cioè è normalissimo. Io spero che vi piacciono anche video di questo genere, magari vlog appunto dove parlo, perché comunque sia considerate che io sono uno che ama parlare, a me piace tantissimo parlare davanti a una telecamera, diciamo parlare con voi, che poi appunto mi scrivete nei commenti quello che vi chiedo, diciamo una specie di Q&A al contrario, se così si può chiamare. A me piace molto leggere sempre tutti i commenti che voi lasciate sotto i video ed è per questo che io faccio tante domande quando registro, perché comunque sia io leggo sempre tutto e appunto mi è più facile comunque sia andare avanti a seconda di quello che preferite voi da vedere. Ovviamente adesso poi non state a guardare la qualità, come vi ho già detto la webcam nuova che registrerà in 1080 finalmente arriva la prossima settimana, quindi non so che giorno arriva, la consegna è prevista entro il 20 se non sbaglio, quindi comunque sia tipo penso che già per il video di domenica prossima dovrei averlo registrato con la webcam nuova. Il microfono, come vi ho detto, non so dove cazzo sia, coi figli di puttana, e niente, e questo è tutto. Quindi diciamo che io voglio che voi mi lasciate uno svario di nomi di giochi che vi piace vedere oltre COD. Per favore ve lo chiedo, così almeno io posso vedere qual è il gioco più votato e più richiesto tra tutti. Può essere anche un gioco appunto dove ci sarebbe da fare la campagna, raga, perché tanto almeno io mi posso già organizzare per il futuro che viene, perché ho un bel progetto per portare avanti sto canale, non voglio farlo solo COD, perché sennò sarei rimasto su Astonia e mi sembra anche giusto. Ovviamente perderò un po' di like e views che in questo momento sto facendo portando MW2, ma è perché sono costretto. Io vi ringrazio moltissimo per tutto il supporto. Però diciamo che, cioè, io sono andato via da Stony perché volevo fare un canale appunto dove trattavo tutto e ritornare a far soltanto COD mi sembra una stronzata, anche perché alla fine a me del rating di YouTube non mi interessa moltissimo. Io sono felice già di come sta andando ora il mio canale, sono già troppo felice. In più siamo arrivati a 30.000 iscritti e vi volevo ringraziare tantissimo, il canale sta volando, è veramente bello vedere quanta gente comunque sia voleva che questo canale venisse aperto. Io spero di riuscire a portare quello che volete, spero che di riuscire a soddisfarvi tutti, anche se è molto difficile. Comunque sia, io vi ringrazio di tutto, grazie ancora dei 30.000 iscritti. Ci vediamo martedì con un prossimo video, sentitevi la playlist in descrizione perché spacca, raga, spacca. E niente, grazie ancora, ciao!